Ecco, il Vangelo di oggi è un Vangelo difficile da mettere in pratica. Ad esempio, quello di porgere la guancia destra se uno ti colpisce sulla guancia sinistra. Ma sapete un segreto? Quando gli è capitato a Gesù, non l'ha mica fatto. Adesso vi scandalizzo un po', perché quando io studiavo, no, e mi è capitato proprio il professore di morale che disse proprio così: ma Gesù non ha mica fatto questo. Ma dove l'hai letto? C'è sul Vangelo, quando è in tribunale e il sommo sacerdote, Gesù risponde al sommo sacerdote, una guardia gli dà uno schiaffo. Gesù non è che si è voltato e gli ha detto: dammi lo schiaffo anche di qua. Gli ha detto, l'ha guardato e gli ha detto: se io dico la verità, perché mi percuoti? E quel soldato è rimasto impietrito da come l'ha guardato Gesù e dalla sua richiesta di giustizia, di giustificazione di quel gesto. Questa cosa la dico spesso ai ragazzini quando si vengono a confessare, perché capita che qualcuno si confessa, anzi sono sempre di più, e i miei amici mi prendono in giro. Io non è che gli dico: fatti prendere in giro, perché Gesù dice di farsi prendere in giro. No, dico: Gesù chiede spiegazione. Perché mi prendi in giro? Tu devi avere il coraggio non di dare uno schiaffo, ma di dire: ma perché mi prendi in giro? Cosa ti ho fatto? Allora perché Gesù dice queste parole? Bisogna capirle bene. E c'è un segreto dentro questo Vangelo. A un certo momento dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché, tenti bene, siate figli del Padre vostro che è nei cieli. E tutto qui il segreto. Il problema non è farsi dare lo schiaffo o fare un prestito a chi ne ha bisogno o tutto questo. Ma il problema è guardare l'altro come un fratello, cioè figlio dello stesso padre. Sapete qual è la sofferenza più grande per un papà o una mamma? Quando i figli diventano grandi, se voi non avete questi problemi qui, no? Figli piccoli, problemi piccoli. Figli grandi, problemi grandi. Quando un figlio grande inizia a litigare col fratello, e magari inizia a litigare per i soldi, già pensa all'eredità, ha già fatto fuori il papà e la mamma, già pensa all'eredità, perché quando si parla di eredità abbiamo già fatto fuori il padre e la madre. Ecco, di questo soffre quando due fratelli litigano, quando diventano fra di loro nemici. Allora, se io guardo l'altro come nemico, Gesù, che è Dio, che è nostro Padre, dice: ma non puoi guardarlo così, perché quello è tuo fratello, è un tuo fratello. Allora la domanda che ci dobbiamo fare per fare un po' di revisione, ed è una domanda che ho fatto ieri sera ai ragazzi quando era la due giorni, i ragazzi delle medie: ma voi chi pensate che siano i vostri nemici? Dice di amare i nemici. Chi sono i vostri nemici? Allora i ragazzi bellissimi: gli nemici sono gli interisti. I nemici... Ah, nemici è quello che mi ha fatto uno sgarbo. Uno ha detto: nemici sono quelli che non sono cristiani. E uno a un certo momento ha detto: ma per me i nemici sono quelli che non sono amici. Ha detto: ma guardate, questo è così scontata, è così banale, ma è vera.
Cioè, praticamente noi gestiamo solamente l'amicizia con quelli che ci sono vicini, con cui ci confidiamo, e gli altri piano piano li escludiamo. Cioè, tutti quelli che noi escludiamo diventano i nostri nemici. E più escludiamo, o allo stesso modo, più ci facciamo pochi amici, più arriviamo al punto di non riuscire ad amare nessuno. Quando l'amicizia diventa stretta, vuol dire che intorno si sono creati dei nemici. Allora, cosa ci dice Gesù? Inizia a guardare quel nemico. Allora i ragazzi dicevano, ok, è un interista, prendevo quell'esempio lì, ma questo interista però cosa ti accomuna? Cosa ti accomuna? Tu di che squadra sei? Del Milan. Ok, però siete due appassionati di calcio, siete tutti e due calciatori, allora vi piace il calcio, c'è una cosa che vi piace. Allora in questo siete amici? Ah sì, in questa sì. A te ti ha fatto un torto, è vero, ma te l'ha fatto chi? Ah, quella mia amica che stavo bene insieme, però avevi delle cose vicine alla tua amica, allora c'è qualcosa che ti accomuna? Sì, è vero. Cioè, di tutti i nemici, alla fine, c'è qualche cosa di amicizia. Allora Gesù ci dice, guardate i vostri nemici ed amateli, perché in fondo fanno parte della vostra famiglia, siete fratelli, non potete volergli male. Ecco, allora quello che ci chiede Gesù è un cambiamento di sguardo. È un cambiamento di sguardo. Se noi ci fissiamo sulle cose che ci dividono, tutti diventano nemici. Anche la moglie, anche il marito, a volte anche un figlio. Ma se iniziamo a guardare tutte le cose che ci uniscono, ci diventano vicini tutti. Tutti. Non ci può essere più nessuno nemico, perché c'è qualche cosa che fa parte di me e del mio peggior nemico, fra virgolette, che è l'essere figli di Dio. Quando Armstrong andò sulla Luna guardando la Terra, la vedeva piccolina, e lui si allontanava e diceva, ha fatto questa riflessione, ma come facciamo a litigare fra di noi? Siamo così piccoli di fronte all'universo, dovremmo stringerci, dovremmo essere uniti, non possiamo dividerci. Ecco, allora concludo, Dio che ci vede dall'alto e ci vede così piccolini, ci dice, ma state uniti, ma cosa volete litigare? E ricordatevi che in paradiso si va insieme e all'inferno si va da soli.